In questo momento il Catania, ecco, magari un calcio piazzato con qualche difensore che viene magari lì e cercare una palla inattiva ci può salvare. Una palla inattiva ci può salvare. Seguiamole proprio questo calcio d'angolo, perché c'è questo spiovente all'interno del rigore e poi la ripetuta, gol! Gol del Catania, Mattias Silvestre che mette il pallone dopo il colpo di testa da parte di Berghes, la ribattuta corta da parte di Agazzi e poi Silvestre che praticamente infila l'estremo difensore della formazione cagliaritana, va via come se sembrava una maledizione incredibile questa qui per il Catania, eppure capitano di questa squadra che adesso si batte praticamente il cuore e dice beh, ci ho messo io il cuore in questo gol, adesso cartellino giallo per Mattias Silvestre, non ci importa nulla, 32esimo minuto, il gol che nasce sullo schiavento del calcio d'angolo favorito, dopo l'ingresso in campo da parte di Schelotto, il pallone che era stato rimpallato da l'ottimo e migliore in campo del Cagliari Nainggolan, dagli sviluppi del calcio d'angolo, lo spiaventa all'interno del rigore, il colpo di testa di Berghes, la respinta corta da parte di Agazzi e sulla respinta l'intervento da parte di Silvestre che ha messo il pallone in fondo al sacco, gol importantissimo, gol fondamentale, gol del Catania. Gol del Catania con Berghessio dopo l'ottimo lavoro di Schelotto che è stato bravissimo da quando è entrato in campo. Ma come fa Simeone? Ma come fa a tenerlo in panchina Schelotto? Boh, da Schelotto sono passati praticamente. Ma avete capito che c'è stato il gol? No, l'abbiamo capito perfettamente, stavamo semplicemente riguardando e dicendo fra l'altro quanto sia stato importante l'ingresso di Schelotto, perché è determinante in tutte e due le azioni, perché la conquista del calcio d'angolo è un'azione proprio di Schelotto. Esatto.